Buongiorno, continuo oggi la lettura del mio libro Gestire la rabbia. Come si manifesta? Di fronte a situazioni frustranti e dolorose, ognuno di noi si deve inevitabilmente confrontare con questa intensa energia interna e in alcuni la rabbia si manifesta in modo furioso e repentino, a volte incontrollabile. Queste persone tendono a urlare e a usare parole dure e offensive, scaricano su chi hanno di fronte la tensione del momento in modo violento e distruttivo, del tutto inappropriato all'episodio, con il rischio di danneggiare se stessi e chi sta loro vicino. Oppure può accadere di reprimerla per molto tempo e poi di esplodere inaspettatamente. A causa di questa esplosione ci si sente ancora più spaventati da questa energia. E ci si sforza di trattenerla nuovamente e con maggiore forza, dando luogo così a una spirale infinita di esplosioni, repressioni, esplosioni. Per altri, invece, la collera è uno stato d'animo difficile da ammettere anche a se stessi e da dimostrare apertamente. Queste persone la trattengono e la reprimono sempre, ritirandosi in una sicura nicchia psicologica dentro la loro mente, per non sentire l'emozione che sale, ma che inevitabilmente si manifesta attraverso il sarcasmo, uno spirito polemico, una continua irritazione e impazienza o disturbi psicosomatici. Alcune volte, invece, anziché indirizzare la collera distruttiva verso chi, a torto ragione, riteniamo essere la causa della nostra sofferenza, possiamo mettere in atto comportamenti autodistruttivi attaccando noi stessi. Sono soprattutto gli adolescenti a provocare a se stessi un dolore fisico per scaricare la tensione della rabbia che sentono impetuosa dentro di loro. Tutto nasce da un profondo senso di isolamento e dall'incapacità di trovare le parole per esprimere un malessere che va oltre la quota di sofferenza che sono in grado di affrontare alla loro età. Questa situazione emotiva, che si chiama disforia, depressione e rabbia insieme, può essere così insopportabile da sfociare in un vero e proprio attacco al proprio corpo. Il dolore fisico copre infatti quello psichico e attenua quel malessere insostenibile, dando loro un sollievo immediato, anche se fugace. I lembi si schiudono come fossero labbra serrate e si comincia a scorgere un piccolissimo ruscello rosso vivo, come una minuscola lingua. Un sottile rivolo di poche gocce, appena intraviste, di un bel rosso brillante come il quadro che sta sul mio letto. Escono dalla sorgente piccole gocce e sento un lieve bruciore, il taglio appena fatto. Il braccio, come una tela da disegnare con leggere linee rosse, non troppo profonde da farsi male davvero, ma abbastanza da poter sentire un dolore vero. Metto via il mio coltellino, lo amo tanto, è il mio caro amico, sta lì nel cassetto e mi aspetta fedele. Sa che io torno, prima o poi torno e lui mi aspetta. Lui c'è sempre per me. Adesso sto bene, finalmente quell'ansia tremenda nello stomaco è andata via. È come una pesante nebbia grigia sull'anima che taglio col mio coltellino. Ogni taglio è un po' di sole che mi entra dentro, ogni goccia rossa sul mio braccio è acqua per il mio cuore disidratato. Piano, faccio gesti lentamente, è come una danza di cui conosco i passi a memoria. Il mio braccio e il mio coltellino, una grande passione, una passione di morte. Ancora un po' mi godo questa pace che dura così poco, prima della nuova rabbia che mi avvolgerà come sempre. Attaccare il corpo significa in realtà non percepirlo come proprio, è un corpo che non è stato accettato, è vissuto come inadeguato e così lo si può riempire all'inverosimile di piercing e tatuaggi, o rompere, bruciare, ferire. Non rappresenta per questi giovani un bene prezioso da preservare e così lo danneggiano anche ubriacandosi, intossicandosi di cibo o mettendo in atto comportamenti bulimici. Scarico violentemente lo sciacquone e spalanco la piccola finestra del bagno per mandare via quell'odore acre e inconfondibile. Devo aspettare ancora un attimo prima di tornare di là. Mi sono appena vista allo specchio e ho un colore pallido e uno sguardo teso e sfuggente. Aspetto un po', altrimenti lei se ne accorge. Figurarsi se non se ne accorge.
Lei vede sempre tutto di me e a volte, come dice lei, prima di me stessa. Anche stasera a cena, di nuovo quel suo discorso sul mio lavoro, che sono sfruttata, che il capo si approfitta, che non mi faccio apprezzare, che cosa mi ha fatto lavorare a fare se non devo finire così. Mentre mettevo in bocca lo sformato di patate, sentivo in sottofondo la solita colonna sonora delle nostre cene. Quanto io l'abbia delusa, quanti sacrifici ha fatto per me inutilmente. Ho sentito di nuovo quel peso sullo stomaco, è un po' che mi succede, devo stare attenta a cosa mangio a cena. Poi, mentre masticavo la mozzarella che non voleva sapere di scendere nello stomaco, ho pensato che me ne sarei andata di là e l'avrei fatto. Solo a pensarlo mi sentivo meglio. L'ho fatto e mi sento meglio. A volte penso che glielo potrei dire, chissà che faccia farebbe, ma come glielo dico? Semplicemente così. Mamma, io dopo cena vado in bagno, mi metto due dita in gola e vomito. Mi sento così piena e mi svuoto. Ormai ho perfezionato la mia tecnica. È importante farla appena finito di mangiare. Quando ancora i succhi gastrici non hanno iniziato il lavoro, è più facile vomitare così. Prima di vomitare mi bevo un bicchiere d'acqua, così la massa diventa più liquida ed esce meglio. Quando la butto fuori è proprio una soddisfazione, mi sento vuota e libera. Ma come faccio a dirglielo? Ho letto da qualche parte che procurarsi il vomito è un modo per scaricare la rabbia inespressa, per alleggerire l'anima. Che scemate! Io vomito perché la cena è troppo pesante e basta. Non mi passa per la mente di aprire una discussione con lei sul mio vomito. Io, quando sto a casa, voglio la pace più assoluta. Chi soffre di bulimia si abbuffa e poi vomita anche più volte in una sola giornata per ripulirsi dagli eccessi alimentari e spesso utilizza anche lassativi o si sottopone a lunghe sessioni di ginnastica. La persona bulimica cerca di colmare con il cibo il suo vuoto emotivo, che le dà dolore. Utilizza la buffata come un ansiolitico con cui anestetizzare le intense emozioni di rabbia che poi butta fuori con il vomito. Provo un immenso piacere mentre ingurgita cibo, voracemente e velocemente, proprio perché si sente finalmente riempita, anche se non avverte nemmeno il sapore e, soprattutto durante il vomito, provo una piacevole sensazione di profonda pulizia morale e corporea. Il corpo viene vissuto come un oggetto che ci si illude di poter controllare per compensare il non controllo sulla propria vita. E proprio su quel corpo la persona bulimica materializza il dolore profondo e la collera incontrollabile. Sebbene la parola bulimia sia quasi sempre associata al cibo, si può usare questo termine anche quando cambia l'oggetto della buffata. Si ha una bulimia sessuale quando si hanno numerosi partner senza provare alcun piacere. Ma anche di fronte allo shopping compulsivo, quando cioè si comprano di getto vestiti che sappiamo che non metteremo mai. Tutti questi comportamenti bulimici nascondono emozioni di dolore e rabbia e sono le manifestazioni di un disagio antico, spesso incomprensibile anche per chi lo vive. Diventa una specie di rifugio inconsapevole da una realtà che ha fatto e che fa ancora male. Sentirsi mossi dalla collera è per tutti un problema, perché questa potente energia spaventa chi ci sta intorno e chi ci minaccia di non amarci più se ci mostriamo arrabbiati. Il fuoco della rabbia ci dà una grande forza se sappiamo governarlo, ma al contrario ci brucia dentro e distrugge o incendia il mondo intorno a noi se non impariamo a farci conti. Sentirsi in collera implica necessariamente sperimentare un sentimento di separazione, distanza dall'altro con cui siamo arrabbiati e di conseguenza di solitudine affettiva ed emotiva perché viviamo una momentanea e spaventosa sensazione, l'altro c'è nemico. Soprattutto le donne tendono più a reprimerla che a manifestarla. Già il semplice sentire la rabbia è problematico perché nella nostra società l'immagine di una donna arrabbiata fa scattare in tutti un senso di repulsione immediato e inconscio. Ancora ai giorni nostri le bambine sono educate a censurare la libera espressione della loro rabbia, così come ogni comportamento apertamente competitivo e autoaffermativo. Questo modello educativo fa sì che anche da adulte tendano a evitare non solo l'espressione diretta della collera,
ma anche semplicemente il percepire dentro di loro l'esistenza di questa emozione. Preferiscono sentirsi addolorate piuttosto che arrabbiate, in situazioni che più realisticamente dovrebbero suscitare in loro collera o protesta. Oppure si chiamano fuori emotivamente dalle situazioni conflittuali, chiudendosi a ogni tipo di emozione come se fossero anestetizzate. Così, quando qualcuno ci attacca, ci tradisce, ci abbandona, mettiamo in atto comportamenti di rimozione della collera, ritirandoci in una sicura tana dentro la nostra mente per non sentire questa energia che sale e non reagiamo in alcun modo. Questa mancata reazione è dovuta a un contatto psicologico negato con questa emozione che viene trasformata in altro. La collera non espressa accompagna però inevitabilmente le nostre vite in modo silenzioso e potente e si esprime con disturbi alimentari, dipendenze da alcol, da farmaci, da droghe, da gioco compulsivo, da internet, comportamenti autodistruttivi, tagli autoinflitti, incidenti stradali ripetuti, ma anche con malattie psicosomatiche, disturbi digestivi come la gastrite, l'ulcera, diarrea o stipsi, ipertensione, male di testa, dermatiti, problemi ai denti e depressioni con atteggiamenti di autosvalutazione. Sono sbagliata, sono cattiva. Sono arrabbiata con me perché ho paura che dopo aver fatto tutta questa strada e dopo aver visto con consapevolezza la mia vita, la mia gabbia, le mie catene, il non amore, il non rispetto, il non affetto, il non riconoscimento di me e della mia persona, io possa ancora avere paura e provare un affetto per il mio carnefice. Mi sono sempre alleata con il mio carnefice. Ho un grande senso di colpa, percorro il carnefice gentile e mi regalo un profumo e io sono cattiva, perché voglio che vada via da me, voglio vivere in un altro modo, voglio sentirmi libera di essere, di pensare, di fare. Voglio uscire dalla prigione della mia mente e ho paura, sono cattiva. Lui non merita questo. È quello che diranno tutti, e ho paura perché forse non so vivere senza il carnefice, non l'ho mai fatto. Chissà cosa vado incontro, però ora voglio provarci almeno. Sono tanto arrabbiata con me stessa per essermi infilata in questa gabbia. Cosa mi succederà? Che accadrà di me? Alla prossima, buona giornata.